L'allerta meteo era stata annunciata anche per la giornata di oggi e puntualmente il maltempo ha colpito tutto il Comasco. Attorno alle 13 in molte zone del territorio si sono registrati i primi forti temporali e le violente grandinate, in particolare nell'Olgiatese. A Binago e Olgiate Comasco, grossi chicchi hanno ricoperto strade e giardini fino a formare quello che sembra un manto di neve. Paesaggio imbiancato anche a Cagno e a Concagno. Queste le immagini in cui si vede lo strato depositato a terra girate dal Club Junior Tennis Training. Violenti acquazzoni e grandine anche a Bizzarrone e da tutt'altra parte della provincia a Valsolda. Dopo un lungo periodo di siccità, le precipitazioni degli ultimi giorni hanno portato con sé inevitabili danni per l'agricoltura. A dirlo è Coldiretti di Como e Lecco. Non sono state risparmiate nelle serre e nei campi, con colture seriamente compromesse. Il bilancio è in aggiornamento. In alcune zone i chicchi hanno triturato il fieno destinato all'alimentazione del bestiame. L'erbaio è distrutto, dovevo raccogliere il mese prossimo e il fieno è inservibile, ha confermato Martina Vicini, allevatrice di Cagno. E anche dove la grandinata è stata meno intensa si teme per la raccolta. Le situazioni peggiori sono state registrate a Solbiate Comasco, Valmorea, nell'Erbese nel Canturino, nel Medio e Alto Lago e nel Lecchese da Menaggio a Oggiono. È stato un disastro, ha aggiunto Ettore Toso di Rodero. Quest'anno la produzione di frutta del mio Meleto sarà irrimediabilmente compromessa. Anche tutti gli altri alberi da frutto sono rovinati. Avevamo avuto una fioritura anticipata, dice ancora, ma straordinariamente promettente. Tutto cancellato in 10 minuti. Il cambiamento climatico è accompagnato anche nelle province lariane da un'evidente tendenza alla tropicalizzazione, spiega Fortunato Trezzi, presidente di Coldiretti Como e Lecco, che si manifesta con una più elevata frequenza di eventi violenti, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi e intense e il rapido passaggio dal sole al maltempo con sbalzi termici significativi. L'agricoltura è l'attività economica che più di tutte le altre vive quotidianamente le conseguenze dei cambiamenti climatici, aggiunge, ma è anche il settore più impegnato per contrastarli. Si tratta di una nuova sfida per le imprese agricole che devono interpretare le novità segnalate dalla meteorologia e gli effetti sui cicli delle colture, sulla gestione delle acque e sulla sicurezza del territorio, ha concluso Trezzi.